Ciao ragazzi, in questo video vi faccio vedere una ristrutturazione in stile Shabby che sto seguendo. Si tratta di una vecchia stalletta. Adesso vi faccio vedere le scelte che stiamo man mano prendendo con il cliente e che praticamente per riuscire ad ottenere effettivamente un ambiente Shabby. Chiaramente è ancora un cantiere, però dal disegno che vi farò vedere dopo, in pratica è venuta questa cucinetta che ho voluto come punto focale questo, che è un vecchio lavandino di pietra, e poi intorno sono state montate queste piastrelline, che poi non è ancora completato, per cui questa è proprio una parte, cioè siamo in una fase ancora indietro. Però per far capire che l'uniformità dei colori, considerando che la preesistenza era questo solaio fatto a tavelline così, ho scelto un pavimento con un effetto, questo è un grass, con un effetto, sembra quasi una pietra, adesso deve ancora essere fugato, quindi non ha ancora preso il suo effetto. Dopodiché vi faccio vedere, prendendo la scala, comunque l'abbinamento dei materiali è il bianco delle pareti da mantenere, l'importanza è i materiali naturali, ecco per esempio questo è il bagnetto, questo qui è il bagnetto, questa è la doccia che ho ricavato da uno spicchio, qui c'è, non si vede male, però ecco c'è praticamente il porta, questo sarà il porta lavatrice, questa sarà la porta, l'ingresso del bagno, e qui c'è il lavandino, un altro lavandino che ho recuperato a un mercatino, adesso c'è questo coso di gesso, però in pratica c'è questo qui, dove sotto farò fare da un falegname un'anta, e questo sarà tutta la cornice dove andrà incastrato lo specchio. Qui le ante delle finestre erano di questo colore, le ho fatte dipingere di bianco, ma ancora siamo sempre lì, nel senso che non sono definitive. Poi c'è questo solaio, anzi questo soppalco, dove ho fatto già delle prove di colore su questa trave, di come quell'asino del muratore o in bianchino aveva fatto questa prova pessima del bianco con sopra un impregnante, anzi una finitura, ma che tendono generalmente queste copali a tirare al giallo. Questa è la prova che ci ho fatto per riuscire a riportare ad un effetto semidecente di decapato che tende al grigio, mescolando del bianco insieme a una punta colori, quelli condensati, quindi una puntina di nero e una puntina di ocra. Ecco, questa praticamente è la stanza, molto 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 piccolina, qui ci andrà la scala, questo è il buco della scala, questo è dove verrà montato il pavimento. Per finire vi saluto dalla stalletta shabby, completamente shabby chic, e al prossimo video dove vi farò vedere che cosa sarà successo, cioè quindi vi porterò le evoluzioni di quello che è questo progetto. Alla prossima, è sempre stato un piacere, ci rivediamo da Francesca di Creazione d'Atmosfere. Ciao!